io voglio esprimere la massima solidarietà in questo momento al popolo venezuelano, cominciare dalla comunità venezuelana della nostra città e del nostro paese. Un abbraccio anche alla console del Venezuela, con cui abbiamo fatto tante iniziative per la solidarietà nella nostra città, e spero che sia il popolo venezuelano e non giochi di potere internazionale a decidere la democrazia del proprio paese. Io credo all'autogoverno, credo alla sovranità dei popoli. Non mi piacciono queste invadenze di paesi terzi in un paese del Sud America, sono storie che abbiamo già visto. So che la sofferenza in quel paese è diventata però insopportabile. Da questo punto di vista, siccome non viviamo in Venezuela, c'è chi sostiene, come Maduro, che questo sia responsabilità di un embargo commerciale durissimo, e secondo me c'è molto del vero in questo. C'è però chi anche dice che evidentemente è un governo che si è staccato anche dai bisogni della gente. Io ho incontrato molti venezuelani della nostra città e devo dire esprimono grande insoddisfazione per quello che accade in quel paese. Trovo che sia una sconfitta se il governo del Venezuela o il governo di qualsiasi altro paese debba essere deciso dagli americani o piuttosto da un'altra superpotenza. Io sto vicino in questo momento al popolo venezuelano, che credo sia quello che dovrà decidere il proprio destino, e non mi piacciono in alcun modo le forzature istituzionali, i golpe striscianti che accadono non raramente in diversi paesi del nostro pianeta.